Finalmente è arrivato il momento che ve lo dimostri. Ah ah ah, prima di iniziare con il video, saluto Matilde. Ciao Mati. Oggi vi spiegherò come scaricare Minecraft Pocket Edition con l'accesso a Xbox Live, come vedete. Allora, in realtà è piuttosto semplice, non ci va una spiegazione. No, e invece no, lo sapevo, non ve l'aspettavate, vero? In realtà ci faccio pure un tutorial, perché so che molti di voi non ci riusciranno. Quindi, anche se è molto semplice, è meglio farcelo, così il video è completo e dura anche di più. Vabbè, comunque, allora, primo, io adesso sono su Google Keep, che sarebbe un programma per mettere le note, perché, cioè, non mettere le note, cosa c'entra? Per scrivere delle note, qua ci ho puntato il link che vi lascerò anche in descrizione. Voi cliccate normalmente su sto link, poi vi chiederà la vostra email, ovviamente. Allora, in teoria vi dovrebbe chiedere l'email, voi scegliete l'email che volete usare. Poi, dopodiché, non so, se avete installato qualche plugin per Google Drive, vi chiederà: vuoi aprirlo con installazione pacchetti o un certo programma che non so. Voi toccate sempre installazione pacchetti. Adesso ve lo scaricherà. Ci vediamo dopo. Cioè no, perché ormai è quasi finito. C'ho la fibra. Quindi, una volta scaricato, aspettiamo solo. Ecco qui, vi aprirà questa finestra. Se non ve la apre, andate su... Aspettate. O su archivio file, o su browser file, o su gestione file, insomma qualcosa, cioè quello che avete. Andiamo su APK e dobbiamo cercare l'applicazione. Eccola qua, 1.2.6.2. La tocchiamo. Se non ve l'ha aperto prima in automatico, installiamo. Adesso io non lo dovete toccare ovviamente qua. A me non si è bloccato, non so che è successo. Che succede? Vabbè, comunque voi toccate su installa e magicamente vi comparirà Minecraft. Cioè, no, in teoria... Vabbè, ovviamente vi accompare qua, no? Voi lo mettete nella vostra cartellina dei giochi, non so cosa avete voi. Comunque lo aprite e senza altro programma... Quindi, senza questo, si aprirà... Ci va una spiegazione. No Parallel Space, no Block Launcher, no Toolbox, no Lucky Patcher, insomma... Solo Minecraft. E poi, come avete visto dall'intro, non è che ci vanno altri programmi. Proprio basta come ai vecchi tempi. Basta, come dire, toccare. E si apre subito Minecraft magicamente. Inoltre è al 100% funzionante, come potete vedere. Ho fatto anche l'accesso a Xbox Live. E guardate in basso a destra la versione 1.2.6.2. Quindi 100% funzionante. Inoltre siamo anche nelle beta. Ci sono tutte le skin... però purtroppo per avere tutte le skin gratis bisogna usare per forza la keypatch. Spero che questo video vi possa essere stato utile più che piaciuto, perché ho fatto praticamente pochissimo. Comunque il link in descrizione e il resto è semplice. Non so se funziona anche a voi, devo verificare, perché se no non pubblico questo video. Comunque credo che funzioni. Devo testare con It's Rect. Io ho mandato anche il video link. Quindi noi ci vediamo.